risposta importante per quello che è il nostro obiettivo. Noi non dobbiamo perdere di vista quello che è l'obiettivo e dobbiamo cercare di lavorare con questa squadra. Ripeto, oggi era impossibile poter giocare la palla. È vero che loro, per tipologia, per come giocano loro, forse si sono trovati un po' più avvantaggiati rispetto a noi, che noi non abbiamo caratteristiche, tipo non abbiamo un attaccante tipo Pons, abbiamo un attaccante, quindi ritengo che abbiamo fatto qualcosa di importante, perché oggi è una partita difficile, l'avevo detto prima della gara, e secondo me si è rivelata tale. Gli attaccanti ora segnano, sono sul campo. Io sono soddisfatto con gli attaccanti che ho, mi vengo stretti, perché non solo in questa partita, ma penso che anche in altre partite hanno dimostrato il valore, ma naturalmente non è Pino Rigoli che scopre il valore degli attaccanti, che forse ci manca qualcuno con caratteristiche diverse, questo sì, però ritengo che io di avere la fortuna di avere due attaccanti che basta guardare il curriculum, tipo parlo da solo, quindi assolutamente non riesco a prendere. Volevo chiedere al Di Piano cosa ci sta dietro. Obiettivo diverso assolutamente no. Allora, aspetta calma, non cominciamo a fare vuole. Pindarici, perché non siamo nelle condizioni di poter dire scusa Matteo che doveva rispondere lui, dico non mettiamo in testa queste cose perché sbagliamo subito. Scusa, noi ci dobbiamo salvare. L'obiettivo è la salvezza, poi dopo che arriva la salvezza poi si vede, ma noi ci dobbiamo salvare, non parliamo di altre cose perché non siamo nelle condizioni di poterlo fare. Accolgono il ricorso e domani l'Acre è stato 28 punti. Ma a salvare i sempre. Noi non possiamo fare il calcio con i se e con i ma. Noi dobbiamo fare che oggi abbiamo 25 punti e dobbiamo guardare in faccia la realtà. Quindi non ci mettiamo in testa di voi naturalmente fate il vostro lavoro, io rispetto il vostro lavoro perché giustamente dovete vedere le cose in un modo diverso. Ma noi che poi siamo quelli che raccogliere, perché poi con la premura si rischia di sbagliare. Quindi noi diciamo sai, ci salviamo all'ultima giornata. Va bene che ci salviamo all'ultima giornata. Scusa, vai. No, vabbè, la trasformazione è normale comunque, o ti trasformi nel positivo, se no è finita, no? Penso che sono rimasto da Agrigento perché, come ho detto l'altra volta, mi fa 3 mesi qua, 4 mesi, quanto sono, salvarmi il più presto possibile, poi mi dice il mister, poi ci possiamo anche divertire, no? Questa trasformazione penso che non era neanche colpa nostra, può darsi. Si parlava spesso di piazza e Madonia, ma i risultati stanno venendo anche con Madonia e Di Piazza. Perché non adesso non si attacca più né Di Piazza né Madonia? Intanto perché Madonia? Lo so, quello sicuramente, però stiamo dando delle risposte che magari anche prima davamo al 100%, non penso che un attaccante non vuole segnare. Realisti, efficaci, quello che facciamo durante la settimana, cercare di studiare quello che è l'avversario di turno e cercare di organizzarci in questo senso. Cosa le è piaciuto di più di squadra oggi? No, il carattere che stanno mettendo penso che sia fondamentale, quando hanno dimostrato una presenza, lo hanno dimostrato che magari da prima non deve essere un caso, ma hanno dimostrato così perché c'è stato il cambio dell'allenatore, l'hanno dimostrato con Cosenza e l'hanno dimostrato a Catanzaro, dove vengo in un campo non difficile ma difficilissimo andare a fare il campo. E noi con i denti stretti, cercando di lottare su tutte le situazioni con grande sacrificio, siamo riusciti a portare a casa un risultato che sicuramente non era facile. Ma io stesso mi ritengo fortunato di guidare questo gruppo di uomini prima che faccia fare. Ci tengo a precisarlo, perché il fatto che sono arrivati questi successi non sono arrivati perché Pino Rigoli ha la bacchetta magica o quello Pino Rigoli è l'eroe del mondo. Pino Rigoli fa il suo lavoro dal suo lato, però c'è stata, così come ha detto in altre situazioni, grande disponibilità al sacrificio e al lavoro e alla professionalità da parte di tutti. Siamo molto bravi, un po' una occasione di preso in palo, qualche altra volta siamo stati un po' imprecisi, però la squadra ha giocato sempre. C'è stato sempre con ordine in campo, però purtroppo non c'è della così, siamo della prestazione comunque soddisfatti. Avete fatto una bella partita comunque, palla a terra, avete attaccato tanto, solo che alla fine.